Principessa Elettra Marconi, il 12 dicembre suo padre sarà omaggiato dallo Stato italiano, dal Ministero delle Comunicazioni, per un evento importantissimo che compie 100 anni. Il 12 dicembre del 1901, infatti, suo papà realizzava il primo collegamento radio tra la Cornovaglia e il Canada. Ecco, principessa, come accoglie lei, che è proprio la figlia di Guglielmo Marconi, questo omaggio? È l'avvenimento più grande nella vita di mio padre, la prima trasmissione radio che ha realizzato appunto dalla costa della Cornovaglia, da Poldiu, dove mio padre ha costruito la stazione radio. Bisogna dire che mio padre a 21 anni ha fatto l'invenzione, la prima trasmissione attraverso la collina a Sasso Marconi, vicino a Bologna, la villa dei genitori, e da lì ha sviluppato la sua invenzione in Inghilterra, perché non era stato capito dall'Italia, siccome la madre era inglese e lì ha avuto tutti gli aiuti. Però il suo sogno era quello di riuscire a trasmettere senza fili con la radio attraverso l'Atlantico. E allora aveva fatto comunicazioni sempre più a lunga distanza e è arrivato a scegliere questa costa in Cornovaglia, che è proprio di fronte al Canada. E avendo costruito la stazione radio, ha avuto la disavventura, le antenne sono state distrutte da una bufera di neve. Ma lui non si è perso d'animo, Marconi ha fatto ricostruire una stazione radio più potente, più forte. Poi è andato in America, nel Massachusetts, a Cape Cod, e lì pure ha costruito una stazione radio sull'Atlantico e voleva trasmettere dall'Inghilterra all'America. È stato anche lì perseguitato dalle intemperie, perché purtroppo la stazione radio è stata danneggiata da un'altra bufera di neve e si è spostato velocemente alla costa del Canada, all'isola di Terranova, San Giovanni di Terranova. È arrivato con delle due casse, con gli apparecchi radio e dei palloni e degli aquiloni. Non aveva il tempo di costruire una stazione radio, doveva dimostrare che sarebbe riuscito. Aveva fatto gli esperimenti e aveva la sicurezza che le onde sarebbero attraversate tranquillamente attraverso l'Atlantico. Aveva tutti gli scienziati contro di lui, dicevano che era una follia per via della curvatura terrestre. Ma lui, Marconi, aveva provato che rimbalzavano contro la ionosfera. Quindi quando mio padre ha fatto volare i palloni che si sono rotti dal vento, il primo aquilone che pure si è spezzato, attraverso il secondo aquilone ha ricevuto il primo segnale attraverso l'Atlantico. È stata una grande vittoria per lui, me ne ha parlato quando ero piccola, anche di fronte a mia madre, con grande entusiasmo, e ha detto che aveva compreso in quel momento che aveva trasformato il mondo, perché con questa trasmissione aveva unito due continenti e che avrebbe poi continuato a aggiungere i vari paesi, a unirli fra loro, e sempre a scopo di salvare le vite umane per il beneficio dell'umanità e anche per la pace. Ecco,
se infatti, le cito testualmente un titolo del Times di Londra, quando purtroppo suo padre morì nel 1937, il Times scrisse: quando gli storici ripercorreranno il XX secolo, vedranno in Marconi l'uomo più significativo della nostra epoca, l'uomo da cui la nostra era prenderà nome. Ma è come adesso, tra l'altro, possiamo apprezzare e capire quanto sono vere queste parole. Sì, è verissimo, perché mio padre, con l'invenzione della radio, ha cambiato il mondo. E lui infatti pensava sempre ai vari paesi, alle comunicazioni, agli orari pure per trasmettere. Aveva diversi orologi che teneva a bordo dello yacht Elettra, e lui seguiva gli orari e studiava il momento giusto per trasmettere e per ricevere. Lui ha fatto tanti esperimenti a bordo dello yacht Elettra quando io ero nata, che io mi ricordo, naturalmente dalle onde lunghe è passato alle onde corte, alle microonde, e queste trasmissioni io le ho sentite, come anche mia madre mi portava nella sua stazione radio, e anche le ultime invenzioni, che è l'antenna parabolica, che adesso è il satellite, poi la navigazione cieca, che lui ha chiamato poi il radar, e l'estrazione dell'oro dall'acqua del mare. E tutto questo viene descritto molto fedelmente da mia madre nel libro Mio marito Guglielmo, di Maria Cristina Marconi della Rizzoli. E vi sono anche delle lettere di amore, perché aveva questo grande sentimento profondo per mia madre, anche per mio padre, e è tutto quanto descritto, sì, molto. Infatti adesso riposano insieme a Sasso Marconi, mia madre vicino a mio padre, perché non si è mai più risposata, non ha mai voluto nessun uomo dopo mio padre, anche se era giovane e bellissima. E aveva molta serenità mia madre, e anche mio padre, la vita felice a bordo dell'Elettra con mia madre e con me, e ho dei ricordi bellissimi. Mio padre era molto creativo e aveva trovato la felicità, era sereno. Ecco, principessa, quando suo padre morì, lei era una bambina, però ha tanti ricordi. Una domanda proprio tra il personale e il giornalistico: che cosa vuol dire per lei essere la figlia di un genio? Ma io trovo che la cosa più positiva che ho avuto nella vita, per me è stata una grande gioia, e anche perché mio padre era una persona straordinaria che mi ha dato moltissimo, e anche senza che fosse vivo mi è sempre rimasto un ricordo meraviglioso, e anche perché ha fatto tanto bene all'umanità. Bene, grazie principessa. Grazie a lei, e ne faccio auguri di cuore. E grazie di nuovo alla principessa Elettra Marconi per averci concesso